Faccio questo video perché so già che molti dei miei follower che mi seguono giorno per giorno su YouTube mi chiederanno cosa ne penso di questa vicenda, cosa provo per la morte di Maradona. E siccome questa cosa, appena l'ho saputa, mi ha rattristato tantissimo, sto male e quindi sinceramente voglio dirla in un video in modo che preferirei che non me lo veniste a chiedere di persona. Quasi guardate questo video, sapete qual è il mio pensiero, qual è la mia. Il mio stato d'animo. Questo video ovviamente lo dico per i più che criticheranno, non è monetizzato, non lo faccio per cavalcare l'onda, lo sto facendo semplicemente, ragazzi, perché ci tengo a dire due parole per Diego. Ci tengo veramente. Io ho qualche anno in più e sono nato nel periodo in cui Maradona faceva praticamente i numeri che faceva al San Paolo, sono nato l'85. Se mi chiedete qual è il tuo primo ricordo della vita, e non scherzo, il primo ricordo di vita che ho è a casa di mia nonna a Camposano. All'improvviso sento urlare mio zio come se non so cosa sia successo. Avevo 5 anni. E praticamente corsi dalla stanza dove stavo giocando, andai subito in cucina e vidi la televisione accesa con un gol di Maradona che stava passando sul 90° minuto. Se mi chiedete qual è il mio primo ricordo, è questo, ragazzi. E sinceramente, per me, Diego Armando Maradona, all'inizio, nella mia infanzia, avevo capito che era stato il più grande giocatore del calcio al mondo, no? Per me era un calciatore, il più grande e che aveva scelto Napoli. Più di tanto non capivo. Poi, crescendo, guardandomi un po' la storia di Diego Armando Maradona, ho capito che l'essere il miglior calciatore del mondo ed essere venuto a Napoli rappresenta il 30-40% dell'amore che i napoletani provano per Maradona, l'altro 60% è rappresentato dal riscatto sociale che quella persona, quell'uomo ha dato a noi napoletani. Quella persona ci ha portato veramente nel cuore, ci ha portato in giro per il mondo con lui. E è stato veramente l'ambasciatore della nostra città, l'ambasciatore del nostro popolo. È stato colui che dopo anni che il Sud ha avuto tanti soprusi dal nord, e non voglio fare demagogia dicendo nord cattivo, sud attenzione, capite il discorso? Il nord che è sempre stata una potenza più ricca del sud nel momento dell'industrializzazione degli anni 60, 70 e 80 ha fatto vivere al sud un senso di inferiorità. Poi arriva questo giocatore. E anche se parliamo di un mondo del calcio, questa persona a noi napoletani, ci ha dato dignità, ci ha dato speranza, ci ha dato forza. Quando noi lo chiamiamo Dio, non è che lo chiamiamo Dio perché vogliamo esagerare il calciatore, la punizione che tirava, che erano spettacolari per l'amor di Dio. Lo chiamiamo Dio perché è il nostro Dio di noi napoletani. Che ci ha dato una dignità umana, proprio ci ha dato riscatto. Ha fatto sì che molti credessero in se stesso, che molti napoletani dicessero ce la posso fare. Diego Armando Maradona è questo, Diego Armando Maradona non è solo il calciatore. E oggi a me è come se mi fosse morto veramente un padre, un secondo padre. Non lo dico perché lo devo dire. Sinceramente non speravo che non accadesse mai questo giorno. Lo dico col cuore. Non so, magari qualcuno penserà che sto facendo scena, magari fossi così bravo, chiamatemi a Hollywood se fossi così bravo. Io ve lo dico chiaramente. Oggi per me mi è morto un padre, mi è morto un padre, un secondo padre, mi è morto una persona, è venuta a mancare una persona che, non lo so, è stata sempre la speranza di noi napoletani, è stato sempre il riscatto sociale di noi napoletani. Non era solo il calciatore, ci tenevo a dire solamente questa cosa. Non so quante persone la condivideranno, questo mio pensiero, e quante la pensano come me, però io lo dovevo dire, e questo è il mio pensiero su quello che è successo a Diego Armando Maradona, che è venuto a mancare. Non voglio aggiungere altro, voglio dire soltanto una cosa, Diego, che la terra ti sia lieve e guardaci da lassù. Una cosa è certa, il tuo ricordo non morirà mai. Ragazzi, chiudo il video dicendovi che se non mi vedete in streaming per un paio di sere, cercherò di riprendermi un attimo, ma non ci sto adesso con la testa. Bacio a tutti da Tony Tuppo, arrivederci.